Amici sportivi, amici di Sud TV, il più cordiale buon pomeriggio vi giunge dallo stadio Luigi Pastena di Battipaglia, 17esima giornata campionato d'eccellenza, girone B. Battipagliese contro Vichequense, la gara che non si è disputata la settimana scorsa a causa del maltempo viene giocata oggi, siamo al 29 di dicembre, data sicuramente inusuale per una partita di campionato, avranno comunque di che battagliare Battipagliese e Vichequense, in palio c'è tanto, in palio ci sono 3 punti, ma 3 punti che pesano tantissimo dall'una e dall'altra parte, Battipagliese che deve scappare il più lontano possibile dalla zona play-out. Vichequense idem, ma deve agganciarsi proprio alla Battipagliese. Sono 3 infatti i punti che dividono i costieri dalla formazione bianconera che reduce da un periodo negativissimo. Deve invertire per forza di cose il trend per cercare di trovare punti, voglia, coraggio, costanza e anche un po' di autofiducia per il proseguo del campionato che riprenderà poi il 5 gennaio, sempre qui al Pastena, nel match casalingo contro il Castel San Giorgio. Ci ammutoliamo, un minuto di raccoglimento. Arriva l'applauso dei pochi infreddoliti spettatori del Pastena dopo questo minuto di raccoglimento. È tutto pronto per cominciare il match. Allora al Pastena. Vichequense in tenuta completamente blu, dall'altra la solita casacca bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi per la Battipagliese, la nuova Battipagliese, quella che tra poco impareremo anche a conoscere, tantissimi volti nuovi infatti nella formazione zebrata, idem anche in quella costiera, gli ultimi arrivati sono Martone e Limatola, il primo in campo, il secondo in panchina, è tutto pronto, direttore di gara che conta i presenti anche sulle due panchine prima di dare il via al match che sarà contraddistinto da un fortissimo vento che in questa prima frazione di gara soffia a favore della Battipagliese, quindi da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Primo pallone della gara che verrà toccato dal Vichequense e quasi tutto pronto, si aspetta il fischio del direttore di gara che è il signor Adinolfi di Ercolano, provano a riscaldarsi il più possibile i giocatori nel campo, il direttore di gara che chiama a sé il capitano della Battipagliese Stefano Consiglio per forse risolvere qualche problemino, quindi si ritarda ancora di più il match che è già in ritardo di parecchio, in ritardo di 20 minuti perché prima di questa gara si è giocato un match di terza categoria che si è tirato per le lunghe, la gara dell'Atletico Battipaglia che ha vinto 3-1, non so onestamente con chi, però si è tirato un po' per le lunghe, gara che è finita alle 2:15, tempo di fare il riscaldamento pre-gara per i giocatori che lo stanno continuando anche ora e poi si è iniziato il match con 20 minuti di ritardo, questo match del campionato di eccellenza che ha stravolto, causa maltempo, un po' tutto il calendario anche delle festività per i giocatori, festività che hanno coinvolto anche 2 giocatori della Battipagliese, Mejri e Asante, che come da accordi precedenti con la società dovevano fare ritorno nelle loro case, sia Mejri che Asante fuori dall'Italia, quindi non sono presenti oggi qui allo Stadio Pastena. Si ritarda ancora di più il match, quindi abbiamo anche il tempo e modo di salutare in telecronaca Fabiano Sole. Ciao Fabiano, ben ritrovato. Ciao Andrea, ben ritrovati a tutti i telespettatori. È una gara fondamentale questa per la salvezza. Il direttore di gara sembra finalmente dare l'ok per il fischio d'inizio, confabulato anche a distanza con Stefano Consiglio. Eccoli partiti.
Allora possiamo cominciare con la lettura delle due formazioni. Cominciamo dagli ospiti con il Vigequense in campo con Di Leva, Savarese, Staiano, Gargiulo, Esposito, Gargiulo, Alfano, Martone, Sannino, Arenella e Guida. In panchina insieme al tecnico Ferraro siedono Munao, Cajazza, Raganati, Schettino, Mottola 5, Limatola, Varriale e Russo. Questa invece è la Battipagliese, questo l'11 scelto da Mister Viscido, Di Filippo, Lembo, Consiglio, Falco, Pastore, Padovano, Toscano, Vatiero, Giorgio, Costanzo e Novi. In panchina Farina, Carletto, Anzalone, Troisi, Carfagno, Perillo e Ricciardi. Tanti, tantissimi volti nuovi nella Battipagliese, impareremo anche a conoscere in questo 5-3-2 in fase difensiva, in 3-5-2 in fase offensiva per la Battipagliese con i due terminali offensivi che sono Giorgio e Costanzo. Adesso in pressione proprio sulla difesa del Vigequense. Salutiamo con piacere il ritorno in maglia bianconera di Felice Pastore, è la terza volta per lui in maglia bianconera, ha lasciato sicuramente ottimi ricordi e da un punto di vista tecnico e da un punto di vista personale e professionale il centrale della Battipagliese che un legame particolare con questa maglia. Rientriamo in cronaca diretta, gli ospiti manovrano dalle retrovie con Savarese che tocca per Staiano, c'è il movimento di Guida, pallone impreciso, rimessa laterale in favore della Battipagliese, come diceva Andrea un forte vento che condizionerà sicuramente le giocate dei 22 in campo, in questi casi i tecnici sconsigliano di alzare il pallone per evitare appunto che la traiettoria venga falsata dal forte vento. Riconquista palla Falco, ma con fallo, calcio di punizione in favore degli ospiti. Calcio di punizione affidato ai piedi del numero 8 Martone, ultimissimo arrivato come vi dicevo insieme a Limatola sul versante vigequense, era al Gragnano in Serie D, c'è la chiusura di Padovano che gioca nei tre di centrocampo insieme a Falco, dall'altra parte dovrebbe essere Giorgio a completare il terzetto di centrocampisti, anzi Vatiero, chiedo scusa, insieme a Falco nei tre di centrocampo, poi i due esterni a fare tutto il campo dovranno essere Toscano a destra e Novi invece dall'altra parte, i tre di dietro invece sono Felice Pastore, poi eccolo qui il numero 2 Limbo, dal suo fianco il capitano Stefano Consiglio. E allora mette palla a terra Costanzo, prova a giocare con il pallone in mezzo a due avversari con la punta, poi riesce a servire Falco che va dal cambio gioco, va dall'altra parte per Novi, chiama palla a lungolinea il numero 9 Giorgio, si butta dentro Vatiero, Giorgio va in versante laterale, ultimo tocco forse di un giocatore del Vigequense, sì, la palla è uscita, rimessa laterale in favore della Battipagliese, c'è un po' di battibecco adesso tra il direttore di gara e il numero 10 Costanzo che va a redarguire sia lui che Martone prima di dare di nuovo il via al match. Sì, era andato a lamentarsi il numero 10 della Battipagliese nei confronti dell'avversario perché nella giocata precedente nello stretto ritiene di aver subito un pestone, provano a chiarirsi due sotto gli occhi del direttore di gara. Adesso c'è un abbraccio tra una carezza di Martone al Costanzo che adesso va a scambiare con Novi, pallone però corto riconquistato dagli ospiti che non riescono a disimpegnare, guadagnano comunque una rimessa laterale per la deviazione proprio di Novi. Sono passati 4 minuti in questo primo tempo e 0-0 il parziale tra Battipagliese e Vigequense. Battipagliese che qui al Pastena non vince da parecchio il match contro l'Eclanese di molte giornate fa, questa è l'ultima di andata, Battipagliese che poteva sfruttare questo trend casalingo consecutivo che si completerà poi il 5 gennaio nel match con il Castel San Giorgio. Vediamo oggi se riuscirà un po' ad invertire il trend la formazione di Gerardo Viscido. Si lotta a centrocampo, interviene Vatiro, ne salta uno in dribbling, lo stende poi lo stesso Martone, c'è il calcio di punizione in favore della Battipagliese, prende subito palla Costanzo, abbastanza volenteroso sembra essere il numero 10, l'ex Lioni, uno degli ultimissimi arrivati proprio in casa Battipagliese. Conta i passi il direttore di gara Dinolfi, proverà presumibilmente la conclusione in porta Costanzo, si gira verso la panchina, un'occhiata con Mister Viscido e poi con il sinistro proverà a sorprendere Di Leva,
tre in barriera ne mette, anzi quattro, il portiere del Vico Equense. È tutto pronto, sta per partire Costanzo. Va lui con il sinistro, pallone che si infrange sulla barriera, poi di nuovo Costanzo, lo scodella dentro dove si è portato Consiglio che va alla conclusione, deviato in calcio d'angolo, primo corner in favore della Battipagliese. Andrà ancora Costanzo, batterà con il sinistro e con traiettoria rientrata rispetto alla porta difesa da Di Leva. Rimane in area di rigore Consiglio, provare a sfruttare le doti aeree, tutto il Vico Equense a protezione della propria porta. Qualche movimento di troppo da parte, qualche spintone di troppo in area di rigore rilevato dal direttore di gara, signora Adinolfi d'Ercolano, che non acconsente ancora alla ripresa del gioco. Lo fa adesso, può battere Costanzo. Pallone sul primo palo, un batti e ribatti, la palla esce nuovamente. L'ultimo a toccare è stato un calciatore della Battipagliese, c'è rimessa in favore degli ospiti. Sono passati 6 minuti e mezzo in questo primo tempo, è sempre 0-0 il punteggio con il Vico Equense che adesso prova a lanciare lungo con Savarese, c'è la testa di Felice Pastore, poi a centrocampo prova a raccogliere Alfano, gli dà fastidio alle spalle Padovano, la sfera arriva però ancora verso Savarese che sbaglia il passaggio, lo raccoglie Falco, chiama in causa il proprio estremo difensore, vale a dire Di Filippo, che va lungo troppo per Giorgio, pallone che va dall'altra parte tra le mani di Leva, pallone sporcato visibilmente dal vento. Primi 7 minuti, Fabiano, di questa nuova Battipagliese, impressioni, sensazioni, perlomeno è prestissimo, è vero, però sì, sembra essere Costanzo il calciatore più nel vivo del gioco, lì dietro l'organizzazione della classica difesa a tre sembra aver mantenuto i dettami consueti di mister Viscido e può valere sicuramente sui calciatori di maggiore esperienza in organico in questo momento, vale a dire Pastore e Consiglio. Ancora un'interruzione, c'è probabilmente sì un inserviente che si deve allontanare dal campo per destinazione, altrimenti il direttore di gara, molto fiscale dobbiamo dire, non darà l'ok alla ripresa del gioco. In effetti adesso abbandona il campo per destinazione per dirigersi sulla tribuna, gioco è ripreso, al colpo di testa di Martone, riconquista palla 9, forse con un fallo, no, l'arbitro lascia giocare. Attenzione alla ripartenza degli ospiti, provano a distendersi sulla sinistra con Guida, porta palla, c'è la sovrapposizione del numero 3 Staiano, il dribbling a rientrare, la sterzata, ancora pallone per Guida, viene fermato molto bene da Lembo, poi Falco, Consiglio, quindi Novi può prendere in velocità il diretto avversario che però è bravo a chiudere in rimessa laterale. Ti stuzzico su un po' di marcordi di questa gara tra Battipagliese e Vico Equense, anche perché in quella gara che già so a quale stai pensando anche tu, quella famosa dello 0-3, in campo su sponda Vico Equense c'era in porta Munau, che oggi è in panchina sul Vico Equense, in panchina il tecnico era Ferraro, poi il capitano era Maurizio Coppola, che ricordiamo sempre con grandissimo affetto. Pallone dentro per Giorgio di Costanzo, non era male come idea, imprendibile, poi lo raggiunge con le mani di Leva prima ancora di Giorgio. Sono passati 7 anni, Ferraro è ancora lì, Munau non più in campo ma in panchina, Coppola fa il capitano, insomma una partita che ricordiamo sempre con grandissimo affetto nonostante la sconfitta. È vero, l'avevo pensato qualche istante prima che lo dicessi, guardando le tribune deserte del Pastena e ricordando come quel giorno invece fossero gremite, erano in 3.000 per uno scontro al vertice, nello stesso campionato che stiamo commentando oggi. Battipagliese e Vico Equense in quella stagione sono sfidate per il primato, ebbero la meglio i costieri che vinsero qui al Pastena. Una sconfitta accettata con molta sportività dal numeroso pubblico bianconero che nella circostanza regalò una sciarpa, e questa poi è storia, a Maurizio Coppola che si era avvicinato al settore per omaggiare i tifosi bianconeri. C'è anche una foto lì, preludio di un amore che poi sarebbe stato.
la stagione dopo, se non ricordo male, proprio con l'arrivo di Coppola alla Battipaglia. Insomma, sono passati tanti anni, però ogni tanto il ricordo, poi quando riviviamo e rividiamo gare così, proprio con Battipaglia e Vicequense protagoniste, ci viene da pensare sempre a quel match. Martone, entriamo in cronaca, sulla sinistra per Alfano, un po' di spazio per guardare dentro, il tocco sotto ci mette la testa a Limbo, poi allontana Toscano, in ritardo Giorgio, poi ancora Martone a rimetterla dentro, prova ad inserirsi Gargiulo, si allunga un po' il pallone, allora Novi prova a far correre Vatiero che viene steso però da un calciatore del Vicequense, si allontana furbescamente perché il direttore di gara gli stava minacciando il giallo, ferma comunque il gioco il direttore di gara. Bella giocata di gambe, sembra, perlomeno Vatiero, non lo conosco, ha fatto già un paio di inserimenti con un paio di finte, andando a vuoto gli avversari, che onestamente non mi sono dispiaciute. Questo numero 8 che adesso raccoglie il pallone da Consiglio, prima di cederlo dietro per Pastore, Lembo, lungolina per Toscano, raccoglie benissimo, e allora è Staiano che allontana facendo sbattere il pallone su Padovano. Rimessa laterale in favore del Vicequense proprio davanti alla panchina di Gerardo Viscido, con la testa Sannino prova a far correre Alfano, c'è la chiusura di Lembo, pallone ancora in rimessa laterale con il Vicequense che guadagna metri sulla corsia di sinistra, arriva sempre Staiano con le mani, indicazioni anche di Ferraro proprio verso l'ultimo arrivato Martone a uomo su Costanzo. Pallone lungo, lunghissimo di Staiano, si spegne direttamente sul fondo, non uno spettacolo bellissimo. Dopo 12 minuti il punteggio rimane fermo sullo 0-0, con i ricordi legati alla classifica, con Battipaglia che è avanti più 3 ora sul Vicequense, rimarrebbero tali con un risultato così, però inutile dirlo, non dormire sonni tranquilli per un girone di ritorno che si prevede davvero infuocato per questa Battipaglia, che deve cercare a tutti i costi di evitare la lotteria play-out, perché fa sempre tanta paura buttarsi in quelle sabbie mobili. Eh sì, anche perché ha una rosa stravolta rispetto a quella iniziale, sulla carta sicuramente inferiore, vedremo se riuscirà la squadra di Gerardo Viscido a mantenere il vantaggio rispetto alle squadre che sono dietro in classifica. Nel frattempo qui in tribuna stampa la presenza di Roberto Chiancone, che sta dando una mano per rinforzare la Battipagliese. Segnaliamo la presenza anche di Dario Dierna e di Nicola Delle Donne. Attenzione nel frattempo allo spunto da parte di Giorgio, visto però un fallo, il direttore di gara è arrivato sul pallone Costanzo, ne ha saltato un paio in velocità, poi ha spinto a giudizio del direttore di gara, il numero 9 della Battipagliese, calcio di punizione in favore degli ospiti. Stavo dicendo, c'era anche Delle Donne qui in tribuna stampa, perché la domenica che si doveva giocare l'Angria aveva anticipato, attualmente gioca milita nell'Angria, l'ex attaccante della Battipagliese, è venuto a vedere la sua ex squadra, imposta da dietro il Vico con Savarese, il lancio lungo a cercare Alfano, lascia rimbalzare il pallone Novi, guadagna una rimessa laterale con le mani, cioè Padovano di Pastore, va da Lembo, si allarga Toscano, lancio lungo dove però non ci sono casacche bianconere, non un granché l'intervento di Esposito, lotta a centrocampo Vatiero, poi Costanzo va a destra da Padovano, lascia lì ancora nella disponibilità di Costanzo, cerca l'inserimento Nuovi centralmente, però regala il pallone agli avversari, allora c'è la ripartenza di Guida, chiude in Tegel Lembo, pallone buono ancora per il Vico con Arenella, si accentra il numero 10 in maglia celeste per retropassaggio verso Gargiulo, la sventagliata per Alfano, la sponda, il colpo di testa di Lembo, non un granché, allora il pallone ancora buono, gioca nello stretto il Vico, attenzione a questo inserimento in palleggio, gira su se stesso Gargiulo, poi lo scarico su Staiano, non ci sono varchi, allora può far girare palla il Vico, ancora Staiano dentro per Gargiulo, il cross a centro area, rimbalza il pallone, Pastore di testa si appoggia su Di Filippo che evita il calcio d'angolo.
non ha regalato spazi la Battipagliese in questa giocata nello stretto del Vico Equense. Si sono strette molto bene le maglie della Battipagliese, poi ha perfezionato il tutto da lì Felice Pastore. Ancora Vatiero che ne salta un paio con il destro a lanciare dentro per Giorgio, che è in posizione regolare però leggermente defilata. No, alzata con un po' di ritardo la bandierina il primo assistente. Giorgio stava anche trovando qualcosa di strano, anche un gol da lì, però alzato con un po' di ritardo. Onestamente sembrava in posizione regolare il numero 9 della Battipagliese, non dello stesso avviso però il primo assistente del signor Adinolfi di Ercolano, e quindi calcio di punizione in favore del Vico Equense quando siamo arrivati al 15° minuto, 30 secondi e 0-0 il punteggio, con Alfano e Gargiulo che si scambiano il pallone. Rimane lì Novi ad aspettare il movimento dell'avversario, poi l'intervento di Pastore pulito sul pallone, da là la ripartenza adesso di Padovano che ha un po' di spazio, si allarga Costanzo a destra, Padovano lo vede e lo serve, Costanzo palla sul sinistro, si accentra, guarda la porta, prova la conclusione, è murata però da Staiano, poi lo stesso Staiano ne esce abbastanza bene allontanando il pallone sui piedi di Toscano, che in due tempi riesce a servire Limbo e allora predica calma, va tiro lì in mezzo, il pallone è per Giorgio, poi ancora Costanzo, prova il pallone dentro per Giorgio, viene steso però Costanzo, calcio di punizione in favore della Battipagliese. Si conferma quanto diceva in precedenza Fabiano, volitivo più del previsto onestamente Costanzo, che nonostante probabilmente qualche chilo in più non sta dispiacendo finora il numero 10 del Battipagliese, che adesso si è procurato questo calcio di punizione che probabilmente andrà a battere così come fatto in precedenza, anche se con qualche metro indietro e con il sinistro proverà a dar fastidio a Di Leva, nonostante il vento che, lo ripetiamo, in questo primo tempo soffia a favore della Battipagliese, potrà essere anche un alleato dello stesso Costanzo. Ne mette sempre tre in barriera Di Leva, tiene alta la linea difensiva Esposito, è tutto pronto con Costanzo che guarda la porta, aspetta il fischio del direttore di gara, va tiro un po' ad abbracciarsi lì con Gargiulo, ecco il fischio, va Costanzo di nuovo sulla barriera e allora falco per Costanzo, tocco sotto dentro a cercare il movimento di Vatiro, allontana poi in due tempi Staiano, raccoglie il pallone Sannino a giocare ancora a sinistra per Staiano, lungolina per Arenella, la sponda per Sannino, prova a distendersi adesso il Bichequense, si sgancia Consiglio, la sponda Martone dentro il pallone ma è ben posizionato Pastore che allontana a cercare Giorgio, sovrastato da Gargiulo, un po' di spazio Falco, può ragionare il 4 della Battipagliese, appoggia per Costanzo dentro per Giorgio, chiuso però dall'inserimento di Gargiulo, mette ordine adesso il Bichequense con Arenella, Staiano va lungolina da guida, lo ferma però abbastanza bene Padovano che poi guadagna questa rimessa laterale sull'intervento proprio dello stesso numero 11 del Vigequense. Provano ad alzarsi un po' i ritmi, Fabiano. Sì, la Battipagliese prova a dare continuità alla propria azione d'attacco, anche se fino a questo momento non è riuscita ancora a rendersi pericolosa. Pastore per Consiglio, da dribbling a rientrare, poi l'appoggio verso Falco, parte palla la Battipagliese, attenzione allora ad Arenella, prova ad inserirsi, ne salta un paio Arenella, il tocco per la corrente Savarese, palla a centroare, ancora Arenella, il gol del Vichequense di guida, chiedo scusa, Vichequense in vantaggio, fatta bucare sulla sinistra la Battipagliese, questo pallone scaricato dietro per guida che dall'altezza del dischetto più o meno ha trovato lo spazio per battere Di Filippo e per portare il Vichequense in vantaggio. Al primo vero tiro in porta proprio della formazione ospite, Battipagliese che si è fatta sorprendere sulla destra con questo inserimento di Savarese, arrivato al rimorchio guida che con il sinistro ha trafitto un immobile Di Filippo e quindi cambia il parziale al minuto numero 18 qui al Pastana con il Vichequense che sblocca il risultato. Rete pesante, pesantissima in ottica classifica, andiamo finora l'alleato unico alla Battipagliese è il tempo, ne manca tanto alla fine di questa partita quindi può succedere onestamente ancora di tutto, anche se presumibilmente vediamo che già prova a mettersi a 5 lì dietro il Vico a difesa totale di questo vantaggio. Limbo non aggancia Costanzo, alle sue spalle sbuca Giorgio, pallone deviato, rimessa laterale, gliela sporcata Gargiulo, allora rimessa in favore della Battipagliese con Toscano dotato come sappiamo di una rimessa abbastanza lunga, lo sanno i compagni, allora vanno a buttarsi dentro sia Giorgio, Costanzo ma anche Padovano, è pronto Toscano con le mani,
quasi un corner il suo, dentro Giorgio prolunga alle sue spalle, poi raccoglie Falco, chiuso alle sue spalle, l'aveva fermato Arenella, allora prova a ripartire il Vico, ora con Guida, l'autore del gol, fa sportellate con Toscano che non lo manda giù, Guida guadagna metri, poi si ferma, prova a risistemarsi la difesa della Battipagliese, Guida tocca per Alfano, Alfano cambia gioco, va dall'altra parte a cercare, a trovare Savarese, si è risistemata la Battipagliese, allora Savarese non ha spazi, tocca dietro per Gargiulo, Martone può ragionare, ha tanto spazio, fa correre adesso Sannino, viene fermato però in due tempi da Consiglio, è lui l'ultimo a toccare, rimessa laterale in favore del Vicenza. Siamo al 21esimo, ospiti avanti 1-0, sono loro che attaccano con Martone, il pallone dentro per Arenella, posizione regolare, serie di finte di Arenella, poi Pastore va a murargli il cross, concedere il primo calcio d'angolo in favore degli ospiti. Portano avanti i lunghi dalle retrovie, sono in 5 nell'area di rigore della Battipagliese, si sono in 6 adesso, capannello di uomini all'altezza del dischetto, pallone sul secondo palo, non ci arriva Consiglio, era stato un fallo in attacco, calcio di punizione in favore della Battipagliese con Lembo che lascia l'incompensa di Filippo. Di Filippo tocca per Consiglio, Consiglio per Pastore, si abbassa Falco, Pastore preferisce andare a destra da Lembo, da profondità Toscano, Lembo va lungo, impreciso però, raccoglie Guida, non bene, allora Padovano, l'ultimo a toccare un giocatore del Vico, e allora rimessa per la Battipagliese con Costanzo che accelera, la tocca per Giorgio, è largo Novi da lì, eccolo servito, va in sovrapposizione Vatiero, Novi guarda in mezzo dove c'è la testa di un giocatore del Vico a deviare il pallone, a mettere la sfera in calcio d'angolo, il secondo corner in favore della Battipagliese con lo stesso Costanzo che va a battere con il sinistro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta di Dileva, difficoltà nel mantenere fermo il pallone, in area si portano 2, 4, 5, un sesto anche pronto a entrare, Novi nell'area di rigore del Vicenza, va Costanzo col sinistro, Dileva si ritrova in qualche modo il pallone tra le mani, lo raccoglie, lo cede subito a destra per Martone, ha un po' di campo Sannino, è posizionato di fronte a lui Falco, Sannino si accentra, entra nel campo, appoggio per Arenella, prova a fermarlo anche con un fallo Vatiero, va di fisico per Arenella che tocca per Alfano, sulla sua sinistra ci sono Guida e Staiano, eccolo Guida, l'autore del gol, Guida guarda in mezzo, si porta la palla sul destro, guarda anche la porta, preferisce giocarla centralmente per il numero 4 Gargiulo che apre per Savarese, poi Gargiulo si butta dentro, Savarese la scodella dentro dove c'è Falco, poi Martone prova la conclusione al volo, diventa un assist per Guida, cerca il varco per il tiro in porta, tante gambe, un pallone lì in mezzo, l'apertura per il numero 7 che la tocca dentro per il raddoppio del Vicenza, l'assist è di Alfano, l'ultimo a toccare il pallone dovrebbe essere stato Sannino. E allora va a raddoppio il Vico al minuto numero 23 con il numero 9 Sannino al 23esimo minuto, ha messo dentro il 2-0 il Vico, risultato pesantissimo questo dopo appena 23 minuti, non è Sannino, è Arenella, allora l'ultimo a toccare sul cross basso di Alfano, è 2-0 Vico, la montagna diventa davvero molto 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 ripida per la Battipagliese. Si è fatta bucare sulla destra, ha trovato Arenella lo spazio per sventagliare su Alfano, attirando su di sé tutta la difesa della Battipagliese che ha lasciato colpevolmente solo il numero 7, liberissimo poi di scaricare al centro dove lo stesso Arenella ha battuto un tapin di Filippo per il raddoppio degli ospiti che nel giro di 4 minuti hanno bucato per due volte la porta bianconera, si fa dura per la Battipagliese che pure aveva tenuto bene il campo fino a questo momento, poi ha accelerato il Vico trovando due gol in pochissimi minuti.
sono Giorgio e Costanzo sul pallone, siamo ai 25 metri, 4 uomini in barriera ordinati da Di Leva, distanza notevole. Tende il fischio, parte Giorgio, passa il pallone, la respinta non è granché, la riapre la Betty Pagliese con Padovano, è lui ad aver trovato il pertugio giusto per battere Di Leva, non impeccabile va detto nella respinta sulla punizione di Giorgio, è andato giù male il portiere del Vico ed è stato però lesto il numero 6 della Betty Pagliese ad agguantare la sfera, a bruciare i marcatori e a trovare l'angolo giusto. Accorcia la Betty Pagliese, 2-1 Vico. Ci voleva insomma subito perlomeno accorciare le distanze, dare un po' di senso, un po' di forza anche a questo match. Ora Ferraro non ha gradito moltissimo l'intervento del suo portiere, ha detto qualcosa probabilmente al suo secondo, indicando proprio lo stesso Di Leva. Si riapre allora il match, 2-1 al Pastena in 26 minuti, la riapre Padovano, provare a dare un po' di animo, un po' di coraggio a questa Betty Pagliese con questo gol. Consiglio per Pastore, rientriamo in cronaca diretta, va lungo Pastore, alle spalle di Padovano c'è proprio lo stesso Costanzo che viene chiuso ora da Gargiulo in rimessa laterale, cerca un po' di convinzione la Betty Pagliese ora. Tra l'altro poco, qualche secondo prima del calcio di punizione, Ferraro aveva mandato a riscaldare un paio di componenti della panchina, tra i quali anche Munao, se non vediamo male, non sappiamo se per mantenersi in movimento considerando il grande freddo qui allo stadio Pastena o se stava già pensando a qualche cambio magari per una questione di under. Attenzione alla Betty Pagliese che attacca, c'era Vatiro che aveva saltato uno, ma Costanzo cerca lo spazio per battere a rete, poi si intestardisce, va a chiudersi in un imbuto, perde palla, allora il Vico prova a ripartire, efficace la pressione di Toscano, Giorgio lotta ma la palla resta in possesso degli ospiti con Di Leva che sbaglia il rilancio regalando la rimessa alla Betty Pagliese. Dai insomma un po' di cattiveria ci vuole ora, Toscano per Giorgio, centralmente per Falco, non si chiude però il triangolo, ci arriva Consiglio a giocare verso Novi che la butta dentro un po' così a casaccio, non preciso anche sulla pressione di guida, pallone che si spegne direttamente sul fondo, torna al 4-3-3 Ferraro, sì è Munao lì che con i guanti sta effettuando il riscaldamento. Era under quando 7 anni fa venne qui a Battivaglia, anni 80, era dell'88. Adesso un po' cresciutello lui come noi. Falco con la punta verso Novi, è corto però. E allora si intromette Gargiulo che salta Novi, lungolinea per Arenella. C'è però Pastore che appoggia per Vatiro. La finta un'altra, ne salta uno. Poi nello spazio un po' troppo forte il pallone per Giorgio. Anche qui però un altro spunto davvero niente male di Vatiro. Onestamente lì in mezzo non mi sta dispiacendo con la Battivese, che però dobbiamo sottolinearlo, gli mancano tre elementi, tre titolari, che sono vale a dire Mejri, Asante e qui in tribuna con noi c'è Dario Dirna, problemino fisico, rientrerà il 5 gennaio, quindi tre pedine importanti anche per Viscido. Lembo tutto regolare su guida, da profondità Giorgio, aggancia, tocca in qualche modo per Costanzo, poi è Padovano in due tempi, Padovano cerca il fondo, in mezzo però non c'è nessuno, lo vanno a chiudere in tre, poi lo stende Martone, il guardaline è lì, il tocco c'era e fallo pure, non l'ha visto il guardaline, Padovano gli dice qualcosina, rimessa dal fondo per il Bigaguense, ma onestamente il contatto c'era, sicuramente anche il calcio di punizione non dello stesso avviso, però il primo assistente è scoccata la mezz'ora al Pastena, 2-1, anzi 1-2 in vantaggio il Bigaguense. Batti Pagliese prova a dare pressione agli ospiti che impostano da dietro, va al lancio lungo Staiano, il colpo di testa di Lembo che ha spinto però Sannino, calcio di punizione in favore del Vico all'altezza della linea centrale del campo, può respirare la squadra ospite che dopo aver incassato il gol di Padovano che ha accorciato le distanze ha un po' sofferto la pressione della Batti Pagliese. Ora Martone tocca vicino, lo stretto, si sgancia Staiano,
chiede la collaborazione a Guida, prova a puntare da solo tutta la difesa bianconera, si allunga troppo il pallone, allontana Lembo, ancora Vico però con Gargiulo per Guida nello stretto, va giù il numero 10 del Vico, ha visto un fallo il direttore di gara ritenendo irregolare l'intervento di Toscano, concedendo questo calcio di punizione laterale in favore della squadra allenata da Ferraro. Tutta la Battipese a difesa in area di rigore, rientra anche Giorgio, si mette 9 in barriera insieme a Costanzo, si allontana Vatiero, sul punto di battuta c'è Guida col destro e Sannino col sinistro, ne rimangono 2 in difesa del Vico, prova a mantenere la linea Consiglio, vento contro, parte Guida col destro, pallone traiettoria dentro, Pastore in qualche modo, allontana poi Giorgio nella zona però di Savarese, ancora il Vico che attacca, Savarese va a lungo linea da Alfano e salta Falco, il cross basso con la schiena in qualche modo Vatiero, poi è Consiglio che evita il corner, semplice rimessa laterale in favore del Vichequense che rimane comunque in attacco. Non ha fretta Savarese, che attende che arrivi il pallone dalla panchina, glielo fa recapitare Costanzo per questa rimessa laterale, va a dare una soluzione Martone, viene lui infatti servito, pallone corto intercettato da Giorgio che lo mantiene in gioco, scambia con Vatiero, sgambettato da Alfano, calcio di punizione in favore della Battipagliese, già battuto da Novi, Consiglio quindi Pastore a destra da Lembo, si allarga Toscano, scambiano i due, ancora Pastore per Consiglio, è partito Novi a sinistra, Consiglio rischia qualcosa, poi tocca il pallone lateralmente per evitare il pressing di Sannino, ancora Lembo, Battipagliese far girare palla ma il Vico alza la pressione, allora Pastore è costretto ad alzare questo campanile, quale va vuoto Toscano, prova a prendere palle, posizione Padovano, subisce fallo, calcio di punizione per la Battipagliese. Intelligente Padovano in questa circostanza, calcio di punizione guadagnato dall'autore del gol del 2-1, ora è Lembo sul punto di battuta, tocca dietro per Pastore, Pastore di prima per Consiglio, lungolina si porta Toscano, ha cambiato gli esterni ora Viscido, Toscano va di là, va a sinistra, guadagna una rimessa laterale il numero 7 della Battipagliese, Toscano di lì, 9 a destra, prova a sorprendere sugli esterni il Vico, la Battipagliese, stesso Toscano alla battuta, si fa vedere Falco, Toscano va dentro, corta per Giorgio, allontana Gargiulo, ancora Toscano che si accontenta di un'altra rimessa, chiama palla Costanzo, Toscano lo ignora e poi gliela dà in seconda battuta, si libera i due avversari, tocca per Falco, c'è Novi largo di qua, pallone un po' all'indietro, Novi problemi nel controllarlo, tocca dietro per Lembo, in qualche modo riesce a saltare un avversario, guarda dentro, il cross è corto, allontana Gargiulo, poi Falco male, rischia di beccarsi un contropiede alla Battipagliese, però tentenna un po' troppo Sannino che regala palla a Di Leva, ancora sfera verso Sannino col tacco, accoglie Falco che ne perde un'altra lì in mezzo, allora Vichequense, rientra in qualche modo Padovano, sporca in due tempi il pallone che però è ancora preda di Staiano, prova a bucare a sinistra il Vico, Staiano pallone dentro sul secondo palo, non esce Di Filippo, pallone che viene raccolto da Sannino, no, rimessa laterale in favore della Battipagliese, con Falco che ha perso 2 palloni davvero suicidi, rischiato davvero tantissimo alla Battipagliese su queste ripartenze del Vico. Eh sì, soprattutto nella prima circostanza quando la squadra di Viscido stava insistendo con un'azione sulla tre quarti avversaria, è andato a sbagliare una giocata semplice, va al rilancio di Filippo, la spizza Padovano per Costanzo in velocità alla meglio Savarese, il rilancio poi è preda di Guida che prova ad andare da Arenella, sbilanciato Pastore che poi ritorna a dare copertura, lo scarico
per Gargiulo, sfiora soltanto il pallone Giorgio, ma manovra Martone. Un'occhiata da Renella, pallone intercettato da Falco, è più reattivo di tutti però Alfano, alla fine la riconquista Pastore, un po' di spazio Padovano sulla destra, poco movimento, prova ad andare da solo, ne salta un paio, viene spinto dal numero 8 Martone, calcio di punizione in favore della Battivagliese. Intelligente anche in questa circostanza Padovano, che ha visto da solo, ha ottenuto il massimo dalla situazione andando ad indurre l'avversario a questa spinta. Punizione battuta da Novi dietro per Limbo, 10 minuti più recupero alla fine del primo tempo, sempre il Vico avanti 2-1. Consiglio, Falco, pallone sporco per Pastore, dietro per Di Filippo, no, il tocco di Arenella, stava per succedere qualcosa di incredibile. Rimessa laterale per la Battivagliese, ma ancora una volta un po' tenero lì in mezzo Falco nel gestire questi palloni. Negli ultimi che ha toccato ha rischiato di perderlo, di mettere in difficoltà i compagni, come ultima circostanza proprio lo stesso Pastore. Ora guida in qualche modo Limbo, la palla non esce, la sfera resta lì, alla fine Alfano l'ultimo a toccare, rimessa in favore della Battipagliese con Limbo, chiama palla Vatiero, di prima va lungo ma non ci sono casacche bianconere. E allora Vico con Alfano, ancora Limbo, duro il suo intervento, calcio di punizione in favore del Vico. Era in ritardo, sì, redarguito verbalmente dal direttore di gara il numero 2 della Battipagliese. Al 37esimo, ospiti avanti 2-1. A proposito di Limbo, vogliamo l'occasione per ricordare il mitico Matteo che ci ha lasciato qualche settimana fa, non avevamo avuto ancora modo di farlo. Uno che ha indossato ed onorato molto la maglia della Battipagliese. In tuffo Limbo ad allontanare, poi Costanzo riesce a far proseguire per Giorgio, sbaglia lo scarico aggredito da Gargiulo, allora l'altro Gargiulo va a sventagliare verso Sannino, mette fuori Pastore di testa, può partire Padovano, serie di finte, attende l'aiuto dei compagni, sta arrivando Novi, si passa dai piedi di Costanzo prima di servire proprio Novi, si ferma però sul più bello chiuso da Esposito. Allora Martone si allarga a destra Gargiulo, c'è il movimento anche di Sannino, invece riceve a sinistra Guida, largo Arenella, va da solo Guida, prova a prendere d'infilata Limbo, il cross basso, arriva Arenella, strozza il destro, pallone sul fondo, rimessa in favore della Battipagliese che però troppo facilmente manda gli avversari al tiro quando viene presa sugli esterni. È successo in occasione dei due gol del Vigacovenza, è successo anche in questa circostanza, dai 16 metri non ha trovato la porta Arenella, ma è andato a calciare tutto solo con il destro. Rimessa in favore della Battipagliese. Di Filippo va con l'interno del piede sinistro a cercare Giorgio, non la prende, poi Limbo, alla fine è Falco ad uscire con il pallone tra i piedi, va da Pastore, la sventaglia lungo, esce bene Esposito di Martone, lotta e la perde Falco, Vatiero a destra da Padovano, sta arrivando anche Novi in sovrapposizione, eccolo servito, è vuota però l'area di rigore del Pico, c'è l'anticipo di Esposito su Costanzo che mantiene tuttavia il possesso del pallone, indietreggia su Pastore, è allargato e riceve Consiglio, è già in posizione Toscano, va centralmente però Consiglio, un rimpallo, favorisce Giorgio, prova ad andare da solo, viene esteso, calcio di punizione da posizione interessante per la Battipagliese. Ma ti dico la verità, onestamente non mi sembra molto volitiva questa Battipagliese, sta anche se in modo così un po' farraginoso, senza molte idee, però sembra vogliosa comunque la formazione bianconera, perlomeno per ora, di riuscire a raccogliere il pari, non sarebbe cosa sgradita alla fine del primo tempo, quando alla fine del primo tempo mancano 5 minuti e mezzo, c'è un altro calcio di punizione, questa volta guadagnato da Giorgio, sul punto di battuta ci sono Costanzo, poi col destra non vedo, dovrebbe essere Evatiero, sta contando i passi, probabilmente andrà lui col destro,
gli indica qualcosa Costanzo, ne mette 4 in barriera di leva, vediamo se becca i tre pali Vatiero. Ecco il fischio, va lui direttamente in porta, becca la traversa, mamma mia, davvero niente male questa punizione di Vatiero, si è stampata sulla traversa, rimessa dal fondo per il Vico. Dato di potenza un mezzo esterno, colpito la parte superiore della traversa. Tipa Chiesa vicino al pareggio, riconquista Falco, in fiducia la squadra di Viscido, sponda di Giorgio, pallone preda però di Staiano che lo allarga per Guida, su di lui Novi, ancora Staiano lungo a cercare Renella, di testa Lembo alla meglio, la seconda palla però è preda di Martone, c'è una prateria per Alfano che può puntare all'area di rigore, Alfano a puntare Lembo che rischia ma riesce nel intervento in tackle mandando il pallone in calcio d'angolo. 41 minuti, secondo corner per il Vico, andrà con il destro, dovrebbe essere Gargiulo, non ne mette tanti in area il Vico, rientra anche Giorgio, probabilmente uno schema per come si sono messi sia Alfano che Sannino, tirare fuori forse due uomini dall'area della Battipagliese, è uno schema, Alfano rasoterra dentro, Arenella il tacco, poi Guida la conclusione di Filippo, si ritrova il pallone in mano, non male, era uscito comunque questo schema di Ferraro, di Filippo non accelera, si arrabbia Costanzo che chiedeva palla dall'altra parte, di Filippo aspetta che sale anche Giorgio, tutto solo Costanzo, di Filippo si trascina il pallone fuori dalla propria area di rigore prima di andare con il sinistro a lanciare verso Giorgio, il pallone toccato da Martone arriva tra le mani dall'altra parte di Dileva. 3 più recupero al termine del primo tempo, Vico avanti 2-1. La squadra di Ferraro a manovrare con Esposito, Battipagliese aveva creato qualche problema con la pressione ma poi allontanato Gargiulo per Sannino, protegge bene palla, c'era Guida che era scattato, è lui che riceve, rientrata però la Battipagliese qui a coprire, c'è la sovrapposizione di Staiano, Guida ne salta un paio, visto il movimento di Sannino esce bene Di Filippo coperto da Consiglio e va ad agguantare il pallone, lo tocca per Vatiero, un po' di campo, ne salta un paio, ancora un bel gioco di gambe di Vatiero, ne salta addirittura 4, poi viene steso da Gargiulo, calcio di punizione in favore della Battipagliese già battuto, Novi per Costanzo, ancora sulla corsa per Novi, pallone troppo forte, irraggiungibile per il numero 11 della Battipagliese che non può andare al cross da lì, rimessa in favore degli ospiti. Non ha dosato onestamente la misura del passaggio Costanzo, perché non era male l'idea, Novi si era proposto bene lì a destra, non è onestamente imprendibile, ma ancora una volta lo spunto di Vatiero va sottolineato, sta muovendo molto molto bene questo ragazzo, rilancio di Dileva, ultimo minuto e mezzo, non credo ci sarà recupero in questo primo tempo con il Vico avanti 2-1. Giorgio non ci arriva, alle sue spalle c'è Costanzo che mette palla a terra e viene fermato però da Martone e allora esce palla al piede Gargiulo che tocca a destra per Savarese, retropassaggio ancora per il numero 6 Gargiulo, a destra da Savarese, lancia lungo in posizione nettamente di fuorigioco Arenella, si era mossa bene questa volta la linea difensiva della Battipagliese, calcio di punizione con Consiglio per Falco, Falco va da Lembo, Lembo dietro per Pastore, Pastore alza questo pallone per Consiglio, non ce n'era motivo, poi Toscano non controlla benissimo, regalata palla al Vico con Martone che mette a terra, è partito Arenella, anche questa volta però in posizione di fuorigioco, ha rischiato qualcosa in più questa volta la Battipagliese, la posizione di fuorigioco c'era ma minore rispetto alla misura rispetto a quella del vista in precedenza, ora di nuovo Vatiero, lancia sulla corsa per Costanzo, non è male, Costanzo in aria, Costanzo la palla sul sinistro, gli si pone davanti però Gargiulo che allontana la sfera, sfera in rimessa laterale. 9 per Costanzo, la sponda dietro per Giorgio, carica il sinistro, murato,
da Esposito. Pallone buono per Toscano, va al cross, non ci sono difficoltà per Di Leva che agguanta la sfera. Eccolo il recupero, si giocherà per un altro minuto. Esposito, portapalla larga verso Guida, pallone troppo profondo, rimessa per la Bettipagliese che ha la possibilità dell'ultima azione della prima frazione, sotto di un gol la squadra di Viscido, con le mani lembo da Padovano, riesce a sgusciar via, sfortunato però nel rimpallo, rimessa in favore degli ospiti. Ultimi 30 secondi di questo minuto di recupero. Staiano con le mani si fa vedere dinanzi a sé Martone, forse un po' di controfallo c'era. Martone con un sombrero salta Padovano, poi c'è la testa di Pastore, ancora Martone, va da Guida, rientra su di lui Novi, Guida scambia con Sannino e poi si butta dentro, Lembo rientra, anche Falco ad aiutare il compagno di squadra. Attenzione a Falco, retropassaggio per Di Filippo, la pressione di Arenella, Di Filippo allontana con qualche brivido e poi arriva il duplice fischio, finisce qui il primo tempo con il Vico avanti 2-1, a risentirci tra poco per la ripresa di Battipagliese e Vicaquenze. Amici sportivi, amici di Sud TV, ben ritrovati, sta per cominciare il secondo tempo della gara tra Battipagliese e Vicaquenze. La prima frazione di gara si è conclusa con i costieri avanti 2-1, le reti di Guida e Arenella. Poi ha pensato Padovano per la Battipagliese a riaprire il match. Secondo tempo, ci dobbiamo aspettare cosa, Fabiano, adesso? La Battipagliese che dovrà continuare sulla falsa riga di quanto fatto vedere sul finale del primo tempo, quando il Vicaquenze ha sofferto la pressione della squadra di Gerardo Viscido e sembra tutt'atto irresistibile nelle retrovie la compagine costiera che finora sta giovando di l'1-2 realizzato a metà del primo tempo, che sembrava aver tagliato un po' le gambe alla Battipagliese, poi rientrata in partita grazie a Padovano, tra i migliori della Battipagliese sicuramente insieme a Vatiero, mentre col passare dei minuti è andato molto calando Costanzo, proprio lui ora che sventaglia verso Giorgio, il retropassaggio di Esposito per Di Filippo. Per Di Leva, chiedo scusa. Non ci sono stati cambi tra il primo e il secondo tempo, quindi possiamo dare lettura delle due formazioni, con il Vico in campo con Di Leva, Savarese, Staiano, Gargiulo, Esposito, Gargiulo, Alfano, Martone, Sannino, Arenella e Guida. Battipagliese in campo con Di Filippo, Lembo, Consiglio, Falco, Pastore, Padovano, Toscano, Vatiero, Giorgio, Costanzo e Novi. Rimessa laterale affidata alle mani di Toscano. Poi pallone preda adesso di Pastore, ancora Toscano a destra, prova a saltarne uno di infilata ma non ce la fa, gli ruba palla Alfano che chiama sulla corsa Guida, prova a puntare Pastore, Guida lo salta di netto, attenzione al Vico, Guida pallone dietro, ancora ci mette il piedino Lembo, ma ancora Vicaquenze, sempre con Alfano, sempre dal versante sinistro d'attacco, rientra adesso Toscano a dargli fastidio, la rimessa in favore del Vico con Alfano che batte a sorpresa, pallone dentro, ci mette la testa Pastore, prova ad arrivarci Giorgio ma è in anticipo Martone che tocca per Savarese, il cross di prima sul secondo palo, attenzione al fuorigioco però con il calciatore del Vico, dovrebbe essere proprio Alfano che è sbucato alle spalle di Toscano, stava sorprendendo il set della Battipagliese con questa posizione di fuorigioco onestamente leggermente discutibile a dir la verità, con Alfano che è sembrato sbucare appunto alle spalle di Toscano, comunque c'è la bandierina alzata del primo assistente, quindi calcio di punizione in favore della Battipagliese. Il servizio ha mandato a riscaldare due componenti della panchina, nel frattempo va al rilancio di Filippo, sovrastato Giorgio di testa, va giù Gargiulo, la perde Vatiero, attenzione allora Guida che può puntare Toscano che lo ferma, ci mette il piedino, resta però il pallone in possesso del numero 11 del Vico, poggio dietro per Gargiulo, è fermato in qualche modo da terra da Padovano che adesso prova a ripartire con la punta del piede, allunga per Costanzo il quale allarga a sinistra dove a campo libero Novi può percorrere, va al cross verso Giorgio, la palla è buona e il pareggio della Battipagliese, no, fallo di mano di Giorgio, ha fatto un bel gol, si becca anche il cartellino giallo il numero 9 della Battipagliese.
aveva trovato l'assist con i giri giusti, 9, mentre protestano i calciatori della Battipagliese, soprattutto Vatiero. A quanto pare l'intervento è stato dell'assistente, non direttamente dell'arbitro. A 9 aveva messo una palla bellissima, onestamente. Allora, si è ammonito Giorgio, l'autore del gol poi annullato, presumo per fallo di mano a questo punto, perché se l'ho ammonito per... non ho visto la bandierina alzata del guardarini, ecco, questo è il discorso, quindi è stata una chiamata diretta del direttore di gara per fallo di mano. Giorgio, ancora incredule, ha segnato il guardaline. Allora rimane comunque il cartellino giallo per Giorgio, una bella manovra comunque della Battipagliese, partita da Padovano lì dietro. Una bella palla anche di Novi, peccato, insomma. Ora Costanzo e Giorgio cercano di spiegarsi per capire che cosa è successo. Giorgio mantiene la sua teoria di non aver toccato il pallone col braccio. Peccato. Va al rilancio di leva, sembra essere tornata in campo col piglio giusto la Battipagliese. Costanzo vince un rimpallo, costretto a indietreggiare, poi con il tacco prova a servire Vatiero, è aggirato da Gargiulo, poi nello stretto esce bene Sannino, ampiezza al gioco servendo Arenella, quindi guida. Martone, ancora per Guida, scambia con Staiano, riceve ancora Martone, c'è il movimento da quest'altra parte di Gargiulo, Martone preferisce tornare su Staiano, quindi Guida, si fa vedere Alfano tra le linee, il pallone resta in gioco con Guida che salta Padovano, allarga a destra per Savarese, il cross completamente errato, si trasforma in un tiro. La palla che supera la traversa e si spegne sul fondo. Siamo al quinto della ripresa, sempre Vico avanti 2-1 qui a Battipaglia. È diminuita comunque la forza del vento che continua a soffiare, sì, questo secondo tempo a favore dell'attacco del Vico, quindi da sinistra verso destra, però con forza sembra minore rispetto al primo tempo. Rilancio di Filippo nella zona di Giorgio, prova ad agganciare in qualche modo, gli ruba il pallone Martone, poi Consiglio a terra, Vatiero dietro per Pastore, alza la testa Pastore, tocca a sinistra per Consiglio, prova a salire lui, tutto chiuso da lì, allora si tocca per Falco, Falco chiama Lembo a destra, Lembo dietro per Pastore, controllo non efficace, allora Consiglio prova a rilanciare non benissimo, rischia su questo giro palla la Battipagliese, prova ad intervenire ancora Consiglio, direttore di gara che lascia giocare, poi altro intervento falloso di Consiglio, questa volta deve fischiare, c'è il calcio di punizione per il Vicoquense, ha difficoltà a uscire palla a terra la Battipagliese lì dietro, Lembo, Pastore e Consiglio non sembrano granché con i piedi. Sì, in palleggio fanno fatica, anche perché la condizione atletica soprattutto di Pastore non è delle migliori, ricordiamo che viene campionato di prima categoria, anche se nella passata stagione ha disputato comunque un campionato di eccellenza, certo da un punto di vista atletico ha poco da invidiare tendenzialmente Felice Pastore, benché gli anni passino per tutti, anche per lui, di certo la sua esperienza sarà fondamentale per questa Battipagliese, con le mani Lembo centralmente a pescare Vatiero, si allarga a sinistra Novi, Vatiero scarica su Falco, già alto Toscano, chiede l'1-2, Falco a Giorgio, lo riceve ancora Vatiero, elude il pressing di Sannino, c'è poco movimento, allora si rifugia su Consiglio, da questi a Novi, si avvicina Costanzo, prova un gioco di gambe Novi, alla fine un rimpallo favorisce Costanzo, lontana Gargiulo, batte e ribatti, quindi Toscano, domestica per Falco, retropassaggio su Pastore, allarga per Lembo, è servito Toscano, un po' di campo dinanzi a sé, va a chiudere subito Alfano, guadagna la rimessa laterale alla Battipagliese quando sono trascorsi 7 minuti nel corso della ripresa, 2-1 per gli ospiti. A destra è pronto Toscano con le mani, si abbassa Giorgio,
Toscano gli preferisce però Costanzo, pallone di ritorno ancora per Toscano, fermato, la palla non esce, allora guida, prova a puntare Lembo, poi si accentra, entra nel campo, l'appoggio centralmente per Gargiulo. Gargiulo apre il gioco a destra per Savarese, dinanzi a sé si pone Arenella, Savarese preferisce toccare per Martone, ancora Savarese, la chiusura questa volta di Novi che aggancia il pallone con l'esterno, poi prova a cercare Giorgio che non è scattato nemmeno, la palla poi termina fuori, rimessa laterale in favore del Vico Equense con Savarese. Guadagna qualche metro il 2 del Vico, l'arbitro che lo fa indietreggiare. Savarese va da Gargiulo, la spizza per Arenella, prova a puntare Pastore, Arenella lo salta, Pastore lo stende, tutto regolare però si è tuffato secondo il direttore di gara. Altro appoggio così così di Falco per Toscano, lungo per Giorgio, forse c'è un tocco di mano, c'è un cartellino giallo anche del direttore di gara nei confronti del numero 10 Arenella, si è arrabbiato per il calcio di punizione non fischiato in precedenza per il presunto contatto di Pastore. Avrà sicuramente detto qualche parolina di troppo al direttore di gara, c'è il cartellino giallo, il primo per il Vico Equense, il secondo del match, dall'altra parte è stato già ammonito Giorgio, sul proseguo dell'azione poi il fallo in favore della Battipagliese con Pastore adesso sul punto di battuta, tutto il Vico lì dietro, c'è Novi largo a sinistra tutto solo, Batiro si porta via due uomini lasciandolo proprio sotto, solo soletto Novi lì, vediamo se Pastore lo vede. Aspetta il fischio del direttore di gara, si perde molto tempo, ora Consiglio si abbassa Vatiero, Consiglio col destro a scodellarla dentro dove c'è la testa di Costanzo, poi c'è un contatto, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si continua a giocare, allora Gargiulo, l'appoggio di Arenella centralmente per Martone, prova ad allungare il passo il numero 8 del Vico che tocca a sinistra per Guida, prova a puntare Toscano, Guida, palla sul destro, Guida. Alfano sulla sua sinistra, servito il cross dentro, non c'è deviazione, sì. Allora è calcio d'angolo, il terzo in favore del Vico Equense. Siamo al decimo, vanno dalla bandierina gli ospiti. Martone lascia Guida. Sono in 6 del Vico in area di rigore. Pallone profondo sul secondo palo, c'è il colpo di testa alla sponda, è ben appostato Pastore, ma l'arbitro aveva fermato il gioco per un fallo di Esposito ai danni di Giorgio, calcio di punizione in favore della Battipagliese, sta per essere battuto da Di Filippo, sono in 3 adesso a fare il riscaldamento per la Battipagliese. Sta palla Consiglio, centralmente su Pastore, quindi Falco. Pallone totalmente errato da parte di Falco che intendeva servire Vatiero, ora prova a rimediare il numero 4 della Battipagliese mandando a pressare tutti i portatori di palla del Vico che riescono comunque a superarlo, allora Gargiulo prova a raggiungere questo pallone che si spegne sul fondo, ci sarà rimessa in favore della Battipagliese. Siamo all'undicesimo, sempre 1-2, punteggio che sorride al Vico Equense qui a Battipaglia, altro errore in appoggio di Falco, non una delle sue migliori partite onestamente, da quando veste la casacca della Battipagliese. Di Filippo al rilancio, centrocampo Martone, sulla seconda palla c'è Pastore, poi Toscano, lungolinea Padovano, Padovano prova a saltare Staiano, va di fisico Padovano, lo ferma Staiano, rimessa laterale in favore della Battipagliese, pallone nel campo per destinazione con Toscano che deve andarlo a raccogliere, si perde più di qualche secondo. Toscano verso Giorgio di testa, non benissimo, prova a mantenerlo in campo, no, con il corpo praticamente protegge Gargiulo. Rimessa dal fondo per il Vico Equense. Di
di testa Consiglio, la tiene Guida, salta un paio, scambia con Arenella, ancora Guida a smistare a sinistra per Staiano, lascia Arenella, poi Martone per Sannino, ancora per Staiano, quindi Martone, possesso prolungato del Vico, ancora da Guida, salta un paio, lo scarico su Martone, va a pressare Falco, ancora libero Arenella, si accentra, carica il destro, finta il tiro, poi va su Guida, va col destro, palla alta, non di molto, si è abbassata all'improvviso, destro del numero 11 in maglia celeste, rimessa in favore della Battipagliese. Pronto di Filippo, rilancio con il sinistro, forse pronto anche il primo cambio per la Battipagliese, dovrebbe uscire Limbo, vediamo chi entrerà al suo posto, già svestito la casacca il diretto interessato, anche se, anzi sarà un doppio cambio, tra poco ve lo raccontiamo, nel frattempo prova a raccogliere Vatiro, ne salta uno, prova a saltarne anche il secondo che lo stende con un fallo, c'è il calcio di punizione. Forse qualche cartellino in questi casi per questi interventi potrebbe anche cacciarli il direttore di gara. Comunque vediamo questo doppio cambio per la Battipagliese quando siamo al minuto 14, sta per entrare Carfagno al posto di Limbo al minuto 14 e poi l'altro cambio con Carletto numero 13 al posto di Falco, esce lui, non impeccabile la prova del numero 4 del Battipagliese, quindi con Carfagno che probabilmente andrà lì a centrocampo, vediamo un po' come si risistemerà la Battipagliese, i tre lì dietro con il numero 13, questo Carletto, onestamente non conosciamo, insieme a Pastore e Consiglio, con Carfagno che prende il posto di Falco lì in mezzo, Consiglio, Pastore alla sua terra proprio per Carfagno che tocca il suo primo pallone, lo tocca per Carletto a sinistra, Vatiero prova la finta, si allarga Vatiero, scucchiaia dentro per Giorgio, pallone che arriva a Costanzo, in due tempi Costanzo prova ad andare, ancora la palla sul sinistro, forse c'è anche una deviazione, pallone che comunque arriva facile alle parti di Leva che poi in due tempi lo raccoglie con le mani. Siamo al quarto d'ora della ripresa, fiammata iniziale della Battipagliese che aveva trovato il pari con 9 annullato per fallo di mano, poi il Vico ha preso le misure, ora c'è un battibecco del gomito alto da parte di Gargiulo su Pastore, era proprio Pastore a battere questo calcio di punizione molto largo, Novi, Pastore gioca vicino per Consiglio, supera di infilata Arenella che lo disturba però in questa verticalizzazione per Carfagno, il pallone, anzi era Padovano, chiedo scusa, il pallone non arriva, allora si distende il Vico con Staiano su Guida, Alfano per Arenella, protegge palla, lo scarico ancora, poi centralmente c'è spazio per Gargiulo, portapalla, affida a Savarese, il cross profondo dall'altra parte dove c'è la buona diagonale di Toscano e poi prova a ripartire Padovano, fermato da Staiano, quindi lotta Toscano, esce palla al piede, poi Consiglio si appoggia su Di Filippo e ripartire la Battipagliese, porta Pastore, già largo a sinistra Carletto, riceve però Nuovi a sovrapporsi Carletto, quindi Pastore di prima in verticale per Costanzo a far proseguire verso Giorgio, si chiudono le maglie della difesa del Vico Equense, il lancio di Steano non è in granché, allora Consiglio su Di Filippo, la pressione di Sannino deve allargare per Carletto, scambiano i due,
può andare al rilancio lungo l'estremo difensore dell'Abbattipagliese. Pallone spiove dalle parti di Costanzo, di testa la meglio Martone, poi Pastore in anticipo. Quindi Carfagno cerca la profondità per Giorgio, è da solo contro l'intera difesa del Vico, attende i rinforzi. Col tacco poi va a liberare Padovano, cerca lo spazio per effettuare il cross, si allunga troppo il pallone, poi quando lo effettua non ci sono compagni a raccogliere il suo suggerimento. Prova a distendersi ora il Vico con Guida, fermato sulla spunto di ripartenza da Toscano. Minuto 18, allora è Carletti, non Carletto, errore nella distinta dell'ufficio stampa del Vicoguenze. Da correggere, quindi allora con Martone si va da Staiano dietro per Gargiulo, a sua volta per Di Leva, la pressione di Giorgio induce all'errore il portiere, ora prova a inserirsi Vatiero, Savarese, ora Costanzo, fischia un fallo l'arbitro, insomma così e così, molto dubbio questo fischio del direttore di gara sul contatto tra Vatiero e Savarese, onestamente calcio di punizione in favore del Vicoguenze. Con Esposito sul punto di battuta, va da Staiano, non raccoglie il pallone, lo riprende Padovano, sta arrivando Toscano in sovrapposizione, Padovano lo aspetta, preferisce poi toccare dietro per Carfagno, di prima il pallone verso Giorgio, allontana in qualche modo Savarese, poi non benissimo Pastore, attenzione al Vico, è un 4 contro 3, la palla è a sinistra verso Guida, sovrapposizione di Alfano, Guida punta alla porta, attenzione dentro per Alfano, pallone basso di Filippo in qualche modo, la palla è ancora lì, poi la palla addosso a Di Filippo, allontana in qualche modo la difesa dell'Abbattipagliese, ora prova ad uscire Padovano, c'è un contatto, calcio di punizione in favore dell'Abbattipagliese, ma che rischio su questo contropiede del Vicoguenze che non ha avuto la bravura, la formazione ospite di concretizzare, sarebbe stato il gol del 3-1 che avrebbe probabilmente chiuso il match, spezzato sicuramente le gambe a questa Abbattipagliese, ma ancora una volta lì dietro c'è qualcosa da registrare con Carletti, Pastore e Consiglio che non sembrano trovarsi alla perfezione. Consiglio lungo, troppo per Giorgio, la testa di Esposito, prolunga Alfano, Carfagno non benissimo, allora Renella, tocca male, c'è Carletti, va da Novi, aspetta il pallone, il contatto con l'avversario molto duro, altro fallo di Gargiulo, è il secondo dopo la gomitata a Pastore, neanche questa volta l'arbitro caccia il cartellino giallo nei confronti del numero 4 del Vicoguenze, lo redarguisce solo verbalmente. Carletti scambia con Pastore, pallone intercettato da Sannino, rimessa a Abbattipagliese, siamo a metà del secondo tempo, un po' perso di incisività l'azione della squadra allenata da Gerardo Viscido, che aveva trovato subito il pari ad inizio ripresa. Vediamo gol annullato, fallo di mano di Giorgi. Pastore da Vatiero, posizione da mezzala, trova il pertugio per servire Carfagno, da questi a Costanzo, c'è fallo, sì, toccato duro, numero 10 dell'Abbattipagliese, c'è anche il cartellino giallo, dovrebbe essere il numero 5 Esposito. Finire sul taccuino dei cattivi insieme a Giorgi e Arenella. C'è Costanzo sul punto di battuta, quindi con il sinistro presumibilmente scodellerà palla dentro. Non ci sono giganti nella formazione dell'Abbattipagliese. Vediamo se di testa riuscirà a trovare qualche guizzo la formazione bianconera. Ne mette sempre tre di leva in barriera. 2, 4, 5 e 9 pronto a entrare, sono 6 giocatori dell'Abbattipagliese con Costanzo che dà le ultime indicazioni. Va Costanzo col sinistro, pallone interessante lì dentro, ci mette il piede probabilmente Consiglio con di leva immobile, pallone fuori, ci ha provato il capitano dell'Abbattipagliese. Si era inserito bene, ha colpito però benissimo al volo il numero 3 della Abbattipagliese all'altezza del dischetto. Non era semplice.
Va di leva al rilancio. La spizzata di Arenella per Sannino in vantaggio. Novi protegge il pallone che esce in rimessa dal fondo. Per abbreviare i tempi di Filippo. Pastore per Toscano che regala il pallone a Sannino, il cui sinistro è completamente da dimenticare. Bert Pagliese in uscita concede troppo agli avversari. Ora Carletti per Pastore, si abbassa e riceve Carfagno, quindi consiglio a destra da Toscano. Dribbling a rientrare, viene esteso da Guida, calcio di punizione per la Battipagliese. 23 e mezzo al nostro cronometro, sta giocando anche un po' di furbizia il Vigo, un po' di esperienza in alcuni frangenti, con consiglio ora che va a cercare Padovano, si scontra quasi con Giorgio, l'ultimo a toccare è proprio Giorgio, anzi commettendo anche fallo. Calcio di punizione in favore del Vigo, anzi no, posizione irregolare, la bandierina alzata, era fuori gioco, probabilmente proprio dello stesso Giorgio. Gargiulo sul punto di battuta, va a lungo dove c'è Consiglio che mette a terra in due tempi, poi Carfagno, Pastore a sinistra da Novi, si sgancia Esposito, retropassaggio per Carletti, rischia un po' Carletti, riesce a toccare per Pastore, da questi per Consiglio, continua a far girare palla lì dietro alla Battipagliese rischiando sempre tantissimo. Carletti col sinistro è costretto alla fine a lanciare lungo, dove esce Gargiulo sul petto poi di Vatiero, si scontra con un avversario forse commettendo fallo, sì c'è il fischio del direttore di gara, dato giù Arenella, calcio di punizione per il Vicequenza. 20 più recupera al termine, Battipagliese è sotto di un gol, dopo gli ospiti 2-1 con le reti di Guida e Arenella. Allora Toscano trova il corridoio buono per servire Padovano, sbilanciato in maniera regolare dal diretto avversario, si tratta di Staiano, occhiataccia al direttore di gara, protesta in maniera abbastanza plateale il numero 6 del Battipagliese con il direttore di gara che lo ammonisce. Cede nelle proteste il numero 6 della Battipagliese, a fargli compagnia anche Costanzo, direi due paroline al direttore di gara. Pronto al rilancio di leva, effettivamente non aveva interessi Padovano a buttarsi giù, quindi ci vuole anche un po' di buonsenso certe volte da parte dei direttori di gara. Rimessa laterale per la Battipagliese, Novi con le mani, lascia Carletti, si abbassa Costanzo, Carletti va lungo, corto però per Giorgio, raccoglie il Vico, Martone con la punta sbaglia, allora Vatiero, lascia a Costanzo, nello spazio per Giorgio, ancora una volta troppo forte il passaggio per il compagno di reparto, pallone che arriva a Di Leva, che lo raccoglie con le mani sulla pressione di Giorgio. Va al rilancio di leva, pallone altissimo, preda di Consiglio, Giorgio non ci arriva, poi a centrocampo mette a terra Arenella, l'appoggio per Alfano, a sinistra da Guida, forse i migliori probabilmente su sponda Vicequenze, Guida, Martone, ancora Guida, Carfagno su di lui, si va ancora da Martone, a destra si fa vedere Sannino, si passa prima dei piedi di Savarese, appoggia su Martone, ora Sannino, sbagliato il retropassaggio, prova ad inserirsi di Vatiero, che riesce a guadagnare forse una rimessa laterale, sì, rimessa in favore della Battipagliese con Novi, che lascia però a Vatiero. Carletti con le mani, dietro per Pastore, la gira verso Consiglio. Cerchio centrale del campo è già largo a destra Toscano, si va da Padovano che chiede proprio la collaborazione di Toscano, pallone in ritorno sulla bandierina del calcio d'angolo, guadagna il
proprio il tiro dalla bandierina, il numero 6 della Battipagliese, il terzo per la Battipagliese. Salgono Pastore e Consiglio dalle retrovie in area di rigore insieme a Vatiero e Giorgio. Notizie non proprio positive dagli altri campi per quanto riguarda la corsa salvezza. Costanzo dalla bandierina, pallone sul primo palo, c'è la testa di essere Giorgio, non trova però lo specchio alla porta, rimessa in favore del Vico. 28 minuti, non buoni risultati, riferimento al Faiano che perdeva 3-0 in casa con l'Ariano Irpino con tripletta di Munard, ha ribaltato nella ripresa il punteggio la formazione di Turco, Faiano avanti 4-3 e se non ricordo male classifica alla mano, Battipagliese dovrebbe essere a tutti gli effetti nei play-out a questo punto, anche con questa presumibile vittoria da parte del Faiano in casa contro l'Ariano Irpino. Vatiero fermato, rimessa laterale in favore della Battipagliese e allora Faiano che arriva a 16 punti, ma dovrebbe essere ancora aggiornata la classifica, Faiano dovrebbe essere a 18, Vico Equense 19, Battipagliese 19, momentaneamente ancora quindi fuori dalla zona playout, ma pari punti con il Vico Equense e la Battipagliese. 16 sono 18 Faiano, 16 poi Angri, insomma il sotto è completa bagarre in questa corsa salvezza appunto nel girone B di eccellenza. La testa di Vatiero, quella di Giorgio, allontana Gargiulo, l'altro Gargiulo, di testa non benissimo Carletti, cerca l'anticipo a vuoto però Pastore, quindi Martone fa viaggiare Staiano, è già largo Guida, ha creato parecchi problemi alla difesa della Battipagliese, la punta per l'ennesima volta, nessuno che va a contrastarlo, si accentra il retropassaggio per Alfano, ancora Guida verso Staiano, posizione regolare, Alfano fa girare palla il Vico, Gargiulo scambia proprio con Alfano, poi si va a destra da Savarese, c'è spazio per effettuare il cross, si rifugia su Esposito, riesce a mantenere il pallone in gioco Gargiulo, rimessa in favore delle Zebrette, c'è il cambio per gli ospiti, è il primo. Là dentro il numero 16 Mottola, esce il numero 10 Arenella, l'autore del secondo gol. Questa è la scelta di mister Ferraro. Va a posizionarsi anche lui lì davanti, quindi non dovrebbe cambiare nulla dal punto di vista tattico per il Vico Equense. Rimessa a Battipagliese, mancano 14 minuti più recupero alla fine del match, sempre il Vico avanti 2-1. Alfano, Giorgio, bella finta, ne manda a vuoto uno, si butta da solo contro l'intera difesa del Vico, Vatiero in qualche modo, alla fine Alfano, arriva Novi, si va ad accentrare lui, c'è Toscano largo a destra, Padovano, eccolo Toscano, zona cross, pallone raso terra, basso dietro per Giorgio, controlla non benissimo, sfera che torna di nuovo sui piedi di Toscano, chiama palla Padovano, posizione regolare, Padovano dietro il pallone, tante maglie, alla fine allontana Vatiero, allontana chiedo scusa Staiano, Toscano si trascina il pallone fuori, rimessa laterale in favore del Vico Equense, poteva essere sfruttata probabilmente meglio questa azione da parte della Battipagliese. Sì, ha avuto un po' di fretta Padovano, ma soprattutto colpevoli i compagni che non hanno fatto il movimento giusto, da lì lo scarico dietro era una scelta pressoché obbligata, nessuno dei compagni ha tagliato sul primo palo con il Vico che se l'è cavata. 13 minuti al termine del match, Battipagliese sotto di un gol, va ad alzare la pressione Consiglio lasciando la propria posizione, gli dà copertura Pastore, un retropassaggio, chiama in causa Di Filippo, si allarga e riceve a sinistra Carletti, non c'è movimento da parte di Novi, Carletti va allora a profondo da Vatiero, di testa la meglio Savarese, poi c'è una
gomitata da parte di Gargiulo, e alla quinta irregolarità ribecca il cartellino giallo. Calcio di punizione per la Battipagliese dalla tre quarti di campo. Sarà Costanzo con il sinistro a scodellare il pallone verso l'area di rigore avversaria, però ci sono solo due maglie lì, sono quelle di Giorgio e di Padovano. Deve giocarla corta, probabilmente Costanzo dovrà rivedere i suoi piani. Allarga a destra verso Consiglio, che gode di discreta libertà centralmente per Carfagno, allunga con la punta del piede per Padovano, da questi a Toscano. C'è ancora verso Toscano, pallone intercettato da Staiano, poi Mottola la tiene, un rimpallo favorisce Sannino, quindi ancora pallone di ritorno verso Mottola, chiuso in maniera fallosa però da Pastore, cartellino giallo per il numero 5 della Battipagliese. Terzo ammonito dopo Padovano e Giorgio su sponda bianconera, calcio di punizione in favore del Vigequense con Martone sul punto di battuta. Vinto anche il Santa Maria sul Costa d'Amalfi 3-1. Staiano guida di prima, Alfano. Ancora Alfano cambia gioco da quest'altra parte, ci mette la testa Novi. Con le mani sta arrivando Savarese, non ha fretta logicamente il Vico. Savarese va dal numero 9 Sannino, poi un rimpallo, ancora rimessa per il Vico, palla sbattuta addosso a Batiero, sempre Savarese con le mani. Chiama palla Gargiulo. 9 di testa, poi Giorgio centralmente, Costanzo in qualche modo impreciso però per Padovano, poi prova a lottare, perde palla il Vico con Martone, la raccoglie Consiglio dietro per Pastore, zoppica un po' Novi, Batiero uomo alle spalle, gli toglie il pallone Martone, poi ritorna Batiero con un fallo, calcio di punizione in favore del Vico, chiede scusa Vatiero, ha evitato anche il cartellino giallo. Calato parecchio nella ripresa Vatiro, è stato tra i migliori nel primo tempo, 10 più recupera al termine, la Battipagliese è sempre sotto di un gol, conduce il Vico per 2-1 grazie alle reti di Guida e Arenella, ha riaperto Padovano, la Battipagliese però che non ha trovato ancora il pareggio, rimessa in favore delle zebrette con Di Filippo che gioca vicino per Pastore. Da questi a Consiglio, si abbassa per ricevere Carfagno, uno dei tanti nuovi acquisti di Cembrini della Battipagliese. Scambia con Consiglio, quindi affida a Pastore, è largo e riceve a sinistra Novi. Buono l'aggancio, salta Gargiulo che lo stende, anche questo è fallo per l'arbitro. E allora riparte il Vico con Arenella a puntare a Carletti, non mantiene il pallone in gioco, rimessa in favore della Battipagliese, la guida. 36 minuti, onestamente anche questo era fallo, è un fischiato, al di là che Gargiulo era già ammonito, perlomeno il fischio Consiglio male per Giorgio. Allora Vico, Martone in posizione di fuorigioco, però Novi rientra anche su questa sfera, sta facendo i chilometri ragazzo, non male il suo match, profuso tanto, tanto impegno Novi. Più continuo forse rispetto a Vatiro e Padovano che sono piaciuti nel primo tempo. Carletti verso Pastore, porta palla lui. Carletti di prima, senza guardare, facile per Martone lì in mezzo, un po' sulle gambe la Battipagliese. A destra Guida sulla corsa per Gargiulo. Pallone dentro, tagliato, non ci arriva Sannino, dall'altra parte raccoglie Toscano che tocca per Consiglio. Vediamo se ha un po' di forza la Battipagliese per dar fastidio al Vicequense. Carfagno
Pastore, sinistra da Carletti, lungo linea Novi, Pastore sempre, ora Carfagno, un po' di spazio, ma sembra già essere sulle gambe, Carfagno è appena entrato, Pastore, Consiglio, sale lui, palla al piede, si abbassa Giorgio, si va da Padovano, anzi è Costanzo, ma ancora Consiglio, non vede compagni liberi, ora Carfagno per Costanzo che si è abbassato molto, un po' di spazio, prova lui a fare da playmaker, lo scambio con Giorgio, ancora Giorgio, ci mette il piede però Esposito, ora Carletti per Pastore, Consiglio alza la testa, si va da Toscano, Padovano lungo linea, pallone troppo lungo, sfera che si spegne sul fondo, di leva spettatore non pagante, il portiere di Caguenze davvero poche volte disturbato dalla battipagliese oggi. Eh sì, si aspettava un secondo tempo diverso dalla squadra di Viscido, cioè il secondo cambio per gli ospiti, entra il numero 14 Raganati, esce Sannino, applicazione della nuova regola sulle sostituzioni, è uscito dal lato più vicino, dentro anche Caiazza, il numero 13, fuori Guida, si copre Ferraro in questo finale, sono 6 minuti al termine del match, più recupero, battipagliese sempre sotto di un gol, si gioca anche la carta Troisi, mister Viscido. Esce Toscano, dentro Troisi, fuori Toscano, giocato parecchi palloni nella ripresa, Troisi, chiedo scusa, Toscano, ma peccato parecchie volte di precisione, Troisi si posiziona a largo a sinistra, mentre Novi è andato a destra nel consueto 3-5-2 della battipagliese, si prende tutto il tempo necessario di leva prima di andare al rilancio. Sul fischio del direttore di gara, con l'interno del piede destro, cercare Mottola, eccolo servito, va ad accentrarsi Mottola, lo caccia dietro Consiglio, poi Carfagno per Vatiero, si propone a sinistra Troisi, porta palla, il lungolinea su Giorgi, la protegge Giorgio, mezzo a tre, va a tenerla, il pallone non esce, visto però un fallo, calcio di punizione per la battipagliese, che a questo punto è chiamata a sfruttare appieno anche queste palle inattive, sempre Costanzo l'incaricato che batte un po' a sorpresa, dovrebbe anche ammonire l'arbitro in questi casi, messa pallone dentro Savarese, Esposito la alza, sfera che resta lì, Giorgio va giù, si gioca, Savarese la mette fuori, rimessa laterale battipagliese. Tanta confusione onestamente in questo frangente. 41-4 più recupero alla fine della partita. Costanzo va lui alla rimessa con le mani. La butta dentro la testa di Esposito, poi Gargiulo cade rischiando anche di farsi male Carfagno. Ritorna Vatiero in modo pulito, secondo il direttore di gara, agonisticamente molto, poi Vatiero si va a buttare in un vicolo, cieco, rischia anche di far fallo, lo commette, calcio di punizione in favore del Vicaguenze. Peccato, aveva fatto una buona cosa Vatiero, poi c'era Costanzo tutto solo centralmente che poteva giostrare meglio sulla tre quarti, è andato a intestardirsi in questi dribbling Vatiero. Scucchiaiata per Mottola che fa viaggiare Gargiulo, pallone troppo profondo, rimessa in favore della battipagliese, siamo al 42esimo. Novi va a lungo a cercare Giorgio, tiene posizione sul diretto marcatore, ha bisogno di una sponda, la protegge, alla fine va giù, non c'è fallo, giudizio del direttore di gara che ritiene regolare l'intervento di Staiano.
centralmente per Martone, respira il Vico, Mottola, c'è il movimento di Gargiulo, Mottola preferisce palleggiare a metà campo, sembra non averne più anche da un punto di vista atletico in diversi elementi da Battipagliese, con il Vico che può far girare palla, far correre a vuoto i calciatori bianconeri. Martone scambia con Staiano, quindi Raganati, pallone coperto però da Consiglio, va al rilancio di Filippo, la terra di nessuno, pallone addomesticato senza problemi da Savarese, poi Esposito, va a pressarlo Costanzo, il lancio profondo per Gargiulo, rimessa per la Battipagliese. Due minuti più recupero, non sembra dar fastidio al Vigaguenza della Battipagliese. Carletti per Pastore col sinistro, facile per Martone che si accontenta della rimessa con le mani Savarese, anche lui non ha fretta logicamente, cercare Raganati, Troisi in qualche modo, poi Vatiero, salta uno, prova a saltarne anche il secondo, ci mette il piedino, palla che prova ad arrivare a Giorgio, si sgancia Gargiulo, mette la palla fuori, rimessa laterale in favore della Battipagliese. Attende la segnalazione del recupero, Carletti batte una decina di metri abbondantemente più dietro rispetto al punto dal quale avrebbe dovuto essere ripreso il gioco. Consiglio, c'è il velo da parte di Giorgio, ancora Consiglio, e buttarla lunga, invece si sgancia, la conduce, va a cercare Novi, c'è la copertura di Staiano, sulla seconda palla arriva Giorgio che va giù, l'arbitro lascia giocare nello stretto, prova a cercare un pertugio Carfagno, guadagna un calcio d'angolo la Battipagliese, potrebbe essere una delle ultime occasioni. Attende la segnalazione del recupero, siamo al 45esimo in corso, dovrebbero essere almeno un paio di minuti di recupero. Sì, cambi alla mano, sei cambi, dovrebbero essere perlomeno da tre a salire. I minuti di recupero, c'è Costanzo dalla bandierina, direttore di gara che ferma tutto, chiama due giocatori a sé, per essere Carfagno e Savarese. Costanzo dalla bandierina, si può battere ora. Pallone lì in mezzo, lontana in qualche modo un giocatore del Vico, però raccoglie ancora Costanzo, allontana Alfano, rimessa a Battipagliese che rimane lì, arriva, sono col buio qua, vatte la pesca, sono 4 forse i minuti di recupero che ha dato l'arbitro, rimessa anche questa a batte Costanzo, pallone in aria, Giorgio non ci arriva. Poi Novi prova questo sinistro, c'è forse una deviazione, perlomeno questo chiedono i giocatori della Battipagliese, no, rimessa dal fondo Vigaguenza. Andrà avanti fino al 49esimo, altri 3 minuti e mezzo da giocare qui al Passena col Vico avanti 2-1. Prende tutto il tempo necessario di leva prima di battere con il destro. A vuoto Consiglio, a vuoto anche Pastore alle sue spalle, la conclusione con Di Filippo che blocca, porta palla sulla sinistra Troisi, sbaglia di parecchio il lancio verso Giorgio, sbaglia a sua volta Savarese, rimessa a Battipagliese. Le mani Carletti, dove non ci sono compagni di squadra, poi Carfagno prova ad andare lungo, copre Gargiulo che alza un campanile, batti e ribatti l'altro Gargiulo, la pressione di Vatiero, quella di Padovano, esce bene però nello stretto, subito anche fallo Martone, calcio di punizione in favore del Vigaguenza. 47 al nostro cronometro, ne mancheranno due, poi ci sarà il triplice fischio, va a vincere qui al Passera il Vigaguenza, perlomeno si appresta a farlo risucchiando in zona playoff la Battipagliese, ma un Vigaguenza che onestamente non è che mi abbia impressionato più di tanto, insomma, eccezione di
paio di elementi, guida da lì, Staiano, insomma, onestamente niente di che. Vicari guadagna anche un corner, è il quarto. Favore della formazione di Ferraro. Dovrà giocarla vicino, forse perde un po' di tempo, un po' di esperienza, insomma è nel gioco delle parti ora con Alfano che toccherà vicino verso Mottola e rimarranno lì a perdere più di qualche minuto. Vittoria importantissima questa per il Vico. Vediamo se Vadiro ha ancora forza per uscire, va dal piede, sì, guadagna un calcio di punizione, prende l'ammonizione Mottola. Ha provato a battere velocemente Costanzo, l'arbitro però deve annotare sul proprio taccuino il numero di media del calciatore ammonito. Può riprendere adesso il gioco, la Battipagliese porta tutti gli elementi ad eccezione del portiere a ridosso dell'area di rigore per sfruttare questo calcio lungo di Costanzo. È davvero la palla dell'Ave Maria in queste circostanze. Corto il lancio di Costanzo, è un regalo a Mottola, rincorso vanamente da Consiglio, c'è lo scarico con Consiglio che riesce a strappare via il pallone all'avversario, c'è ancora qualche secondo da giocare, 10 per la precisione, la porta Pastore se l'allunga troppo, poi un rimpallo di Pagliese davvero molto confusionario ed evanescente nel secondo tempo. Rischia ora di prendere anche il terzo con Gargiulo, il destro però è fuori, dovrebbe arrivare adesso il triplice fischio che sancisce la sconfitta della Battipagliese, il blitz del Vicaquense e purtroppo il risucchiamento della Battipagliese in zona play-out.